Vi siete mai chiesti se esiste un broker perfetto? E se sì, qual è? In questo video vediamo i criteri per un buon broker e da fine video vi svelerò quello che io personalmente uso sulla base di ciò che stiamo per dire. Ricordatevi di lasciare un mi piace e vediamo i 5 criteri fondamentali che rendono un broker migliore di un altro. Il primo criterio, quello che non deve mancare mai e poi mai, è la sicurezza e la regolamentazione. Prima ancora di pensare a quanti soldi investire, dovete essere sicuri che il broker a cui vi affidate sia regolamentato da un'autorità seria e affidabile, come la SEC per gli Stati Uniti, la FCA nel Regno Unito, la Consob in Italia e così via. Questo significa che il broker è tenuto a rispettare regole severe e controlli rigorosi per proteggere i vostri risparmi. Per controllare se un broker è regolamentato, basta andare sul suo sito web o su quello dell'autorità di vigilanza del vostro paese. Oltre alla regolamentazione, è importante anche controllare le garanzie offerte dal broker in caso di fallimento. Assicuratevi sempre che i vostri fondi siano separati da quelli del broker, così da essere protetti in caso di guai finanziari della società. E possibilmente non scegliete broker con dubbie residenze fiscali che difficilmente tutelano i consumatori. Non scegliete un broker solo per bonus di benvenuto o interfaccia accattivante. Se avete il minimo sospetto che un broker possa non essere sicuro, va lasciato perdere immediatamente. Numero 2. Costi e commissioni. Ogni broker offre diversi tipi di conti e piani tariffari. Non fatevi ingolosire da offerte troppo belle per essere vere. Perché sì, anche se non sembra in alcuni casi, ogni broker ha delle commissioni, dei costi, che sono necessari a tenere un'azienda in piedi. Anche quando un broker si professa totalmente privo di commissioni, vi garantisco che state comunque pagando in una maniera che semplicemente non comprendete. A volte può essere applicata una commissione sui prelievi o sui depositi, sul cambio divisa o applicando una differenza tra bid e ask. Di broker o exchange che si professavano totalmente gratuiti e che sono saltati in aria nel recente passato, ne abbiamo avuti parecchi. Dunque, meglio avere a che fare con un broker che rende palese il proprio modello di business. Dunque, mia opinione personale, meglio pagare un po' di commissioni. Non troppe, giusto un po', purché siano trasparenti e competitive. Terzo criterio, non per importanza, l'ampiezza di strumenti finanziari offerti. Un buon broker dovrebbe offrirvi un ventaglio di strumenti finanziari ampio, come il menù di un ristorante stellato, azioni, obbligazioni, ETF, fondi comuni, forex, materie prime e criptovalute. Magari oggi investite solo in azioni, però domani potreste volere investire in materie prime o CFD. Ecco, in questo scenario non vorreste trovarvi a dovere cambiare broker, perché il vostro non offre questo tipo di prodotti. Inoltre, diverse strategie di investimento implicano diversi asset, come vendere opzioni call o put, su un sottostante che siamo interessati a vendere o acquistare. Anche se investite solo in azioni o ETF, i broker più piccoli spesso non hanno tutti i titoli, specialmente quelli meno capitalizzati, che potrebbero completare il vostro portafoglio. Quarto criterio: l'assistenza clienti. Immaginate di dover chiudere urgentemente una transazione e non riuscire a farlo, o come capita spesso, di avere dei fondi bloccati in entrata o uscita. Ecco, avere un buon servizio tecnico a disposizione che possa parlare la propria lingua è di fondamentale importanza. Credetemi, in un momento di bisogno non volete trovarvi a mandare un'email sperando che qualcuno risponda il prima possibile. Vorrete interfacciarvi con un essere umano, specialmente se vi sono cifre importanti di mezzo. Valutate la velocità e la cortesia della risposta e l'accuratezza delle informazioni fornite. Molti broker possono dare supporto anche in materia fiscale, aiutandovi se foste alle prime armi. Un buon servizio clienti può fare la differenza quando avete bisogno di aiuto urgente, ad esempio per chiudere un'operazione o per risolvere un problema tecnico. Assicuratevi che il broker offra un servizio clienti disponibile negli orari e nei giorni in cui operate sui mercati. Oltre all'assistenza tecnica, controllate se il broker offre anche risorse formative, come webinar, tutorial o ebook, che vi aiutino a migliorare le vostre conoscenze finanziarie e a utilizzare al meglio la piattaforma di trading.
Un broker che investe nella formazione dei propri clienti dimostra serietà e professionalità. Quinto e ultimo criterio, ma non per questo meno importante, l'assistenza alla tassazione. Le regole fiscali sugli investimenti possono essere complicate e cambiano da paese a paese. Un buon broker dovrebbe darvi una mano a gestire gli aspetti fiscali dei vostri investimenti, ad esempio fornendovi report periodici sulle vostre operazioni, con i relativi profitti e perdite. Questi report vi saranno utilissimi per compilare la dichiarazione dei redditi e per calcolare le tasse sui vostri guadagni. Verificate se il broker vi permette di scaricare i report in diversi formati, così da poterli importare facilmente nel vostro programma di gestione contabile. Inoltre, assicuratevi che il broker vi supporti nell'applicazione delle eventuali convenzioni fiscali internazionali se operate sui mercati esteri. Alcune piattaforme di trading hanno addirittura strumenti integrati per il calcolo automatico delle tasse, che vi semplificheranno ulteriormente la vita. Finalmente, eccoci arrivati al momento che tutti stavate aspettando. Quale broker è il migliore di tutti? Ecco, in questo video evitiamo di rispondere come fanno la maggior parte dei creatori di contenuti online, che per ringraziarsi vari sponsors rimangono sul vago con frasi del tipo: non esiste il miglior broker, esiste il broker adatto alle tue esigenze. Ecco, seppure in linea generale ciò sia vero, esistono in assoluto broker che sono migliori ed altri al limite della legalità per le commissioni che hanno. Eccoci arrivati a noi. Il broker che personalmente utilizzo e che reputo il migliore sul mercato è Interactive Brokers. Interactive Brokers è il broker utilizzato dagli investitori istituzionali, dunque non ha delle grafiche accattivanti ai limiti del gambling. Soddisfa tutti i criteri di cui abbiamo parlato. È regolamentato e sicuro, con una liquidità garantita fino a $500,000 estendibile fino a oltre 2 milioni. Molto più dei semplici 100K richiesti per legge, a cui si limitano molti broker. Inoltre, ha commissioni estremamente basse e competitive, ben esposte qui a schermo come potete vedere. Molto meglio, a mio avviso, rispetto ad altri broker che di facciata sono gratuiti e segretamente profittano in altri modi meno trasparenti. Offre una vasta gamma di strumenti ed intendo praticamente ogni cosa, da azioni, ETF, certificati, opzioni, materie prime, cripto e qualsiasi altro strumento finanziario possa venirvi in mente. Fanno divulgazione finanziaria attivamente sui loro canali social, hanno persino un podcast tutto loro ed una sezione educativa nel loro sito a completa disposizione. Si tratta inoltre di un broker storico, ovvero con diversi decenni alle spalle e dunque diversi scenari politici ed economici attraversati con successo. Ed è un po' questa la questione. Esistono diversi broker molto validi e probabilmente con un'interfaccia anche più user-friendly. Tra questi mi vengono in mente Trade Republic e DeGiro. Due broker estremamente validi che vi raccomando per iniziare o anche solo per diversificare e non disporre tutto su un unico broker. Come detto però, ciò che li differenzia da Interactive Brokers è proprio la longevità di quest'ultimo che, seppur meno carino nel suo design, è di gran lunga un gigante rispetto agli altri. Affidarsi ad un broker solido e competitivo è importante per iniziare ad investire, ma non è l'unica variabile da tenere in considerazione. In precedenza abbiamo parlato dell'importanza di avere una strategia di investimento, anche combinando diverse asset class tra loro. Continua a guardare sul video a schermo se vuoi saperne di più. Oppure inizia subito ad investire registrandoti ai broker menzionati tramite i link che trovi in descrizione.